Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Benvenuto, professore. Un caro saluto a tutti e a tutte, eccomi qua. Professor Novara, il ministro dell'Istruzione ha annunciato il ritorno del giudizio sintetico, asserendo che facilita la comprensione per le famiglie. Cosa comporta questo cambiamento in ambito di valutazione scolastica? Il problema non è la comprensione delle famiglie, o perlomeno di una certa parte delle famiglie, ma il problema è riuscire a restituire agli alunni il senso del loro percorso formativo, che non si può sintetizzare in un voto o in un cosiddetto giudizio sintetico. Va ricordato, per chi non avesse ancora capito, che la proposta è quella di tornare a gravemente, gravemente insufficiente, insufficiente, sufficiente, buono, discreto, ottimo, cioè i sei giudizi che sono sei voti, un po' come in tutta Europa. Cambia poco rispetto al voto numerico, mentre la gestione attuale risalente al 2020 creava delle valutazioni narrative dove non era prevista una valutazione negativa come gravemente insufficiente, in quanto in via di prima acquisizione, stiamo parlando sempre della primaria, la vecchia scuola elementare. In via di prima acquisizione non è un giudizio negativo sull'alunno, ma è solo la segnalazione che il processo di apprendimento sta organizzandosi in funzione di un'acquisizione più stabile e significativa. È questo che noi vogliamo. Non ha senso tornare indietro a quando la scuola era una specie di tribunale con delle votazioni terribili, pensiamo alle superiori dove c'è ancora oggi dal 2,5 al 3 meno, delle nefandezze particolari, perché se noi vogliamo creare motivazione non possiamo mortificare gli alunni, bisogna dire chiaro e tondo che la valutazione è, come dice la parola, restituire valore agli alunni, non toglierlo. Ecco, per cui è un'operazione sostanzialmente politica per dare fiato a una determinata, molto limitata opinione pubblica. Il ministro parla di genitori che vogliono chiarezza, ma quale farà? Chiedo al ministro. Il genitore entusiasta di vedere sulla pagella che suo figlio ha preso gravemente insufficiente. Quale sarà il genitore? Che me ne consegni qualcuno, che così lo studiamo, gli facciamo una risonanza magnetica, vediamo che tipo, no, di genitori sta immaginando il ministro. Con tutto il rispetto, noi dobbiamo fare le cose giuste, non seguire delle idee, no, più o meno che alimentano un certo rancore contro gli studenti, contro gli alunni, contro la mollezza, contro il permissivismo, contro la pedagogia, capito? Ma una società avanza se c'è una scienza. Io sono uno scienziato dell'apprendimento e dell'educazione. Se il ministro non mi ascolta, vuol dire che si è rotto qualcosa. È come se un ospedale venisse gestito senza i medici, si è rotto qualcosa. Non puoi, perché ogni istituzione ha la sua scienza di riferimento, le città le costruiscono gli architetti, non le commesse di supermercato, sempre con tutto il rispetto. Ecco, professore, mi è capitato di osservare alcuni dibattiti anche sui vari social, ma ho notato che quando si parla di voto spesso si pensa esclusivamente al risultato della singola prestazione e non di qualcosa inserito all'interno di un progetto educativo. Ci spiega come si progetta una valutazione efficace? Esatto, è questo dove dobbiamo lavorare, dove stiamo chiedendo un confronto col ministro, col ministero. E su questo versante, come realizzare una valutazione efficace? Non una valutazione archeologica del passato di una presunta chiarezza. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire la chiarezza? Devi fare la cosa giusta per i nostri alunni, per le nostre famiglie e
i nostri genitori. E allora, nella mia metodologia, di cui ho parlato tantissimo proprio su Orizzonte Scuola, e ringrazio Orizzonte Scuola per l'attenzione, e parlo, come dire, di un criterio molto molto semplice. Vogliamo continuare pedissequamente, ossessivamente, a valutare gli errori, gli sbagli, o vogliamo cambiare finalmente e porci dalla parte di una valutazione che, come propongo, non solo io, valuta i progressi, i miglioramenti, non gli errori. Se noi creiamo il panico agli alunni sulla loro possibilità di sbagliare, di fare errori, il ragazzo, la ragazza va a scuola terrorizzata. La paura di sbagliare diventa un problema maggiore dello sbaglio stesso. Come si fa a imparare senza errori, senza sbagliare? Allora quello che propongo è guardare i punti di partenza di ogni alunno con una prova d'opera iniziale all'inizio dell'anno scolare. Su questa base poi valutare i suoi progressi. Non che se uno, magari un plus dotato, è già arrivato al limite delle possibilità, non fa più niente. No, devi continuare anche tu, plus dotato, devi andare avanti, non star lì ad aspettare che gli altri ti raggiungano. È un problema molto serio da questo punto di vista, la questione dei plus dotati a scuola. E così anche l'eventuale disabile, no, o quello che ha dei DSA, non dobbiamo mettergli degli obiettivi irraggiungibili, ma guardare i suoi progressi, sempre i suoi progressi, e li valutiamo, e allora c'è incoraggiamento, allora c'è motivazione, e allora la scuola diventa una comunità di apprendimento accogliente, che gode della crescita dei propri alunni. Ecco, professore, a tal proposito, voi il prossimo 20 aprile avete organizzato col CPP un convegno nazionale dal titolo La scuola non è una gara. Perché avete scelto proprio questo titolo e cosa vi prefiggete? Il CPP è probabilmente l'organizzazione pedagogica, perché è di questo che noi ci occupiamo con più storie in Italia e forse anche una delle più importanti e prestigiose. Noi lo facciamo da 35 anni. Dal 2017 ogni anno organizziamo un convegno nazionale con 1000 persone di un giorno, che è un'esperienza, è un evento, non è semplicemente ascoltare degli accademici, ma è vivere qualcosa di intenso dove si creano tante situazioni. E queste esperienze che dapprima abbiamo realizzato su Milano e dopo il Covid adesso stiamo realizzando su Piacenza lasciano un segno, ricreano un desiderio, no, di educare, di fare scuola, perché è meraviglioso prendersi cura delle nuove generazioni, assumere una responsabilità creativa verso di loro, non solo continuare a condannarli, a dire questo non va, questo non va, questo non va, ma saper con loro costruire un futuro, una visione. La visione che proponiamo è di una scuola che si fa carico degli alunni come soggetti attivi, come protagonisti, dove l'insegnante è un regista, non è quello che fa gli spiegoni, non è quello della lezione studio interrogazione, una scuola dove i ragazzi lavorano, vivono esperienze, dove tra di loro continuano a costruire degli spazi di condivisione, dove possono apprendere attraverso l'imitazione reciproca, dove si va anche fuori, dove il territorio diventa a sua volta una scuola, non ci si inchioda sulla sedia di un banco e sul pavimento di un'aula, ma si scopre che la città dove vivi ha tantissime situazioni stimolo, che magari anche la natura che è attorno
alla scuola è un'occasione ricchissima. Ecco, questa scuola non è una gara, nel senso che non andiamo a scuola per vincere qualcosa contro gli altri, come nello sport, ma per vincere qualcosa per noi stessi. Ogni alunno vince per sé, per costruire il proprio futuro, per imparare, no, qualcosa attraverso un metodo che è quello della grande tradizione pedagogica. Abbiamo le spalle larghe, la Montessori, no, Mario Lodi, Don Milani, Gianni Rodari, Danilo Dolci. No, quest'anno sono i 100 anni dalla nascita di Danilo Dolci, ma sono i 100 anni anche dalla nascita di Alberto Manzi. Ma ci rendiamo conto che straordinari personaggi abbiamo avuto? Non possiamo limitarci alla scuola, no, in cui si va a ripetere pedissequamente come un pappagallo delle nozioni più o meno utili. L'apprendimento è applicazione, come ci ricordano questi giganti. Solo quando tu sai applicare, non quando sai ripetere, puoi dire di aver veramente imparato. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. A proposito di quello che lei ci ha detto, lei ha affermato che ciascuno di noi non è semplicemente il risultato di una mistura genetica e psicologica, ma anche di una serie di comportamenti educativi. Ci spiega questo concetto? Ma il tema del mio ultimo libro, Non sarò la tua copia, ossia esiste una sorta di idiosincrasia o di alienazione che ciascuno di noi vive rispetto a un fatto, una realtà assolutamente prioritaria rispetto a tutto, ed è l'educazione ricevuta. Noi siamo l'educazione ricevuta, così come i nutrizionisti ci dicono siete quello che mangiate, io dico siete quello che vi hanno educato, perché questo ci ha costruito fin dalla nascita. I vostri genitori, i tuoi genitori, hanno dovuto prendere tante decisioni educative. Il ciuccio potevano dartelo come non dartelo, e poi te l'hanno dato. Questo anche in relazione a tradizioni culturali, antropologiche, dove vivevano, intendiamoci. Se tu hai il nome di tuo nonno, è perché c'è una tradizione che porta appunto il genitore a darti il nome dei suoi antenati, ok? Ma questo ti dice tanto sulla tua educazione. Allora la consapevolezza che noi riceviamo questo corpus educativo vuol dire che ci deve essere, e questo è l'aiuto che do nel mio libro, anche la consapevolezza che questa è roba degli altri e che tu la tua strada te la devi fare, la tua educazione te la devi fare, te la devi costruire. Non puoi vivere semplicemente nel copione educativo dei tuoi genitori, così in maniera naif, senza consapevolezza, senza avere anche un pensiero. No, è ora di prendertela in mano la tua vita e dire ok, mi hanno educato in questo modo, cosa mi serve, cosa non mi serve, cosa mi aggrada, cosa non mi aggrada, cosa voglio, ma io, non loro. Loro sono come, hanno fatto magari quello che hanno potuto, per carità, però certo che mi hanno trasmesso anche a livello inconsapevole i loro desideri, che sono diventati magari dei copioni educativi che io ho assunto senza accorgermene. Bene, arrivato in età adulta, è ora che tu fai le tue scelte, che scegli di fare la tua vita e non la vita degli altri. Il libro è anche un libro laboratorio, un libro officina, dove si propongo delle attività, la foto, le storie, l'incipit del romanzo, per proprio costruire tutti questi passaggi, riconoscerli e andare verso un reale cambiamento, ossia prendere in mano la tua vita, farti la tua scuola vera, non quella della che hai scelto in terza media, e poi partire per raggiungere, no, i tuoi desideri e non quelli degli altri. Grazie professor Dovara per essere stato con noi. Grazie a voi, un caro saluto.